lo fa nel modo migliore, cogliendo giornate di sole che l'hanno resa ai loro occhi la più bella trasferta della stagione, senza nulla togliere alle precedenti. D'altro canto, se il percorso di gara di Dundee in parte sul fiume Tay era di per sé originale, anche quello di Arendal non era da meno, se è vero che i concorrenti dovevano circumnavigare l'isola di Tromoy, tra le isole di Isoy e Flosteroy, e quindi in parte nelle acque del fiordo e in parte in mare aperto. Mai come in questa occasione si sono viste le barche sfilare a pochi metri dalle villette, ricordando da questo punto di vista quello che per il pubblico che segue la Formula 1 rappresenta il circuito di Monte Carlo. Anche lì i bolidi sfrecciano tra i palazzi del centro di Monaco a pochi metri dagli spettatori. Si dà il caso che ad Arendal, a dare il pepe alla gara, abbia contribuito anche il mare mosso all'esterno del fiordo, al punto da mettere in discussione lo svolgimento della gara stessa, ridotta poi, per la verità, a soli 5 giri sui 7 previsti. In questi casi, il briefing dei piloti che precede la competizione diventa un'occasione per uno scontro preliminare di opinioni. Quasi sempre, infatti, si formano due partiti pro e contro la decisione degli organizzatori, ma fortunatamente nell'offshore, dove valgono le regole della Repubblica Presidenziale, le decisioni finali collimano con la volontà del suo patron, il cui ruolo è anche quello di assumersi le responsabilità della gestione del circus, oltre che di garantire lo spettacolo, salvaguardando, ben inteso, l'incolumità dei concorrenti.